Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, the cycle hums, ready to race to you. I'm a genius! These days are all. Every sky has a blue. There's nothing can hold me when I hold you. Feels so right, it can't be wrong. Rockin' and rollin' me all week long. These days are all. E benvenuti in questa live reaction per Backlash 2020. Ladies and gents, this is the moment you've waited for. Buonasera. Buonasera Mattia, come la va? Come la bene, va? Bene. Hype per Backlash? Prima di fare le recensioni mi riguardo il pay per view sul network e finiva il match Hello. Tra i McMahon e Dio. Hai hype per Backlash? No. Il montaggione è finito, vi è piaciuto? Ragazzi, ma Booker T c'ha la barba finta, guardatelo. Sembra un po' Stevie Wonder. I just called to say a shucky ducky quack quack. Max ti chiede un saluto Marta Limonta. Ciao Marta Limonta. Perfetto, ora che l'hai salutata ha detto: se mi saluta Max regalo 77 action figure di Umberto Carrillo a Michael. Mattia Quara dice che se io lo saluto, ciao Mattia Quara, regalerà ad Eric 86 action figure di New Year's. Questi soldi avete, ragazzi. Sì, infatti. Io arrivo subito. Arrivo subito. One eternity later. Mamma mia, spaghetti! Mamma mia, Marcello, that's not how you hold the pistol! Mamma mia! Sometimes it's better to be pissed off than pissed on. In che modo scorretto potrebbe vincere Sheamus? Io però ho stigato Jeff Hardy invece. Ce l'ho io, ragazzi. Sarebbe il finale più bello possibile, non lo faranno mai. Tira poi il cazzo e gli piace il fatto. No, dai! La scena finale, Sheamus che gli dice sei un drogato di merda e Jeff Hardy gli dà il calcio nelle palle. Oh! Assegno la Swanton Bomb. Non l'avrei mai detto che vinceva, eh? E io invece ho pronosticato io. Nope. Assegno la Swanton Bomb. Non l'avrei mai detto che vinceva, eh? E io invece ho pronosticato io. Nope. A few minutes later... Sì. Uno, due e tre. Vittoria di Sheamus invece. Assegno la Swanton Bomb. Non l'avrei mai detto che vinceva, eh? E invece ho pronosticato io. E volevi! Mi aspetto ancora il momento in cui comunque si scopre che Sheamus sia stato lui l'artefice dell'attentato. Perché ancora in storyline non l'hanno detto. I did it for The Rock.
il coccodrillo a me piace tantissimo. Ma è la fatality quella? Sì, mi sa di sì, mi sa tanto di OMG moment per quell'arena. Fatality. Hanno let pozzo. È così bello, così figo, mentre io faccio schifo. Come on! Tanto sai che finalmente dopo 3-4 anni che Asuka è a Raw, ho capito come fa a tenere la maschera addosso senza che ci sia un cordino. L'ho capito dalla settimana scorsa quando se l'è messa Nia Jax, quando l'hanno inquadrata da dietro. Perché in pratica c'ha un bite sulla bocca della maschera. Ma che cazzo? This is incredible, Nigel. My name is Mike Mizanin, and I am a certified G and a bona fide star, and you can't teach that. Sei un poveraccio. Claymore di Drew McIntyre. Leggermente telefonato. E vittoria 1, 2 e 3. Purtroppo mi spiace. Avrei preferito una vittoria di McIntyre più incisiva di questa. Ma sai che vanno avanti a sto punto? Lo spero. Perché mi dispiacerebbe questa ombra. L'ombra di Lana sul finale. L'idea che possano continuare dopo aver sfanculato definitivamente la Ravishing Russian è forte. Speriamo. Perché ci vorrebbe un bel finale per un match tra Lashley e McIntyre, magari ad Extreme Rules con una stipulazione speciale. One week later. Non ho capito. Ha utilizzato la forza per prendere la coscia di Taki. Usa la forza, Luke. Sei l'istinto, Luke. Che cosa sta succedendo? Non si capisce più niente! Questo è troppo anche per me. Questo è troppo anche per me. No, c'ha dentro un serpente. Ma che? No, un coccodrillo. Ma è la coda di un coccodrillo. È l'attacco di un coccodrillo più strano che io abbia mai visto, cazzo. Cioè, no, ma serio. Coccodrillo che usa colpo di coda. Chi cazzo è per Alligator? Ma che stracazzo abbiamo visto? I don't know what I just saw. La Bogodaw Slam di Orton. Sul tavolo dei commentatori. Bella la faccia di Edge. La Bogodaw. Va con i tre amigos. Questo spiega lo sguardo al cielo di Orton prima di eseguire la manovra. Avrebbe dovuto guardare in giù, però. Non è di gara, non è l'inferno. No. Sono usciti dall'archeio? No, un po' sì. Sì, infatti. Non... Sì, no. Guarda che di Orton è molto più protetto il punt kick. Sì. Dal punt kick non credo sia mai uscito nessuno. Comunque, punt kick a segno. 1, 2 e 3. Buona maneuver! Buonanotte a tutti, l'appuntamento è il prossimo mese con Extreme Rules, 19 luglio. Buonanotte a tutti, ragazzi. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Grazie a tutti. Grazie. Il montaggione è finito. Vi è piaciuto? Fatelo sapere con un commento qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo video del sindaco. So
Sarebbe stato epico se in questo video ci fossero stati acrobati, trapezisti e mangiafuoco, ma il budget non me lo permette. E già per avervi mostrato 5 secondi di The Greatest Showman, sto rischiando che mi asfaltino il culo col copyright, quindi facciamo finta di niente e iniziamo subito con la recensione. E già per avervi mostrato 5 secondi di The Greatest Showman, sto rischiando che mi asfaltino il culo col copyright, quindi facciamo finta di niente e iniziamo subito con la recensione.